Palazzetto Mattei, un edificio cinquecentesco rappresentativo del patrimonio storico, culturale e architettonico romano, domina il parco di Villa Celimontana. È la sede prestigiosa della Società Geografica Italiana. Le grandi esplorazioni alla scoperta dell'Africa orientale, le ardite spedizioni nelle regioni polari, in Sud America, in Asia e nella stessa Europa, le illustri e famose imprese di Bottego e Antinori, tutto ha avuto inizio in questo luogo silenzioso, appartato nel cuore di Roma. Decoro e vanto della società è la sua biblioteca, custode di oltre 300.000 volumi, tra cui testi antichi, opere a stampa di grandissimo pregio, rari manoscritti di viaggi dal XVI al XIX secolo. La sezione periodici possiede oltre 2.000 pubblicazioni specialistiche. Il catalogo è ordinato per autore e dal 1980 per soggetto. La biblioteca è in collegamento informatico col Servizio Bibliotecario Nazionale e fornisce servizi di ricerca bibliografica, di documentazione e di fotoriproduzione delle sue opere pregevoli e rare. La cartoteca conserva materiale di prezioso valore storico-artistico, oltre che scientifico. Un notevole sforzo è il lavoro di riordino e di schedatura informatizzata, in modo da consentire la ricerca incrociata delle carte sulla base di vari elementi. Del patrimonio della società fanno parte la carta nautica su pergamena di Albino de Canepa del 1480, le oltre 200 carte originali dal XVI al XVIII secolo, la cospicua raccolta di carte geografiche cinesi e giapponesi, quasi tutte manoscritte, dal XVII al XIX secolo. L'archivio fotografico, altro fiore all'occhiello della Società Geografica, raccoglie più di 150.000 documenti fotografici, molti dei quali uniscono al valore documentario un intrinseco valore artistico. Accanto alle immagini realizzate da famosi fotografi professionisti quali O'Sullivan, Muzzi, Tuminello e molti altri, l'archivio conserva quelle realizzate da esploratori, scienziati o semplici viaggiatori a partire dagli anni 60 del XIX secolo. Fondamentale strumento di sviluppo e diffusione della cultura geografica è il Bollettino della Società Geografica Italiana, edito ininterrottamente dal 1868, una delle più antiche riviste di geografia esistenti, sulle cui pagine hanno scritto tutti i principali geografi italiani e stranieri. Ma l'attività editoriale è solo un aspetto dell'azione della Società Geografica Italiana, che si esplica anche nell'organizzazione di incontri di studio, congressi nazionali e internazionali, conferenze, dibattiti, coordinamento di iniziative scientifiche proprie e di altre istituzioni affini, sia in Italia sia in campo internazionale, e nella promozione a tutti i livelli della cultura geografica e della sua diffusione. Il grande impegno odierno della Società Geografica Italiana è quello di conservare intatta questa sua grande tradizione e di rinnovare i contenuti attraverso le nuove tecnologie, promuovendo studi e ricerche del territorio e dei suoi molteplici aspetti naturali, antropici ed economici, lavorando perché la geografia recuperi la centralità culturale e operativa che le spetta. Thank you.